Eden Prime, dove tutto ebbe inizio. Dove la sonda Protean ti ha trasmesso quella visione per annunciarci l'arrivo dei razziatori. Quella sonda è stata il nostro unico avvertimento. Senza di essa i razziatori ci avrebbero colti alla sprovvista. Esatto! Perciò qualsiasi altro manufatto di Eden Prime deve essere altrettanto importante. E questa volta potremo contare su di te e le tue conoscenze in materia. Farò del mio meglio. Cerberus cosa potrebbe aver scoperto? L'Alleanza non ha saputo dirci nulla sul reperto portato alla luce da Cerberus. In ogni caso, è meglio che Cerberus non ci metta le mani sopra. Mi avvicinerò il più possibile al sito archeologico. Ci vedranno di sicuro, ma avrete qualche minuto prima che arrivino. Ho capito. Bene, gente, entriamo in azione. Con un po' di fortuna potremo arrivare al sito senza allertare Cerberus. Nessuna traccia di superstiti. Forza, dobbiamo trovare il sito. Una volta questa era una colonia stupenda. Sconfiggiamo Cerberus e tornerà a esserlo. La città terrestre in cui sono cresciuta era un inferno. Un perfetto scenario di guerra. Eden Prime non merita questo. Nessuno lo merita. Shepard, questi dati su Cerberus potrebbero servire ai coloni sopravvissuti in altre zone del pianeta. Come? Posso inviarli al movimento di resistenza. Così lo aiuteremo a combattere con... Laggiù! Quell'ascensore ci porterà al sito archeologico. Per la Dea, questo è impossibile! Non è un manufatto Protean. È un Protean. Hanno trovato dei cadaveri Protean? No. Cerberus ha trovato un Protean vivente. Hai ragione. È proprio impossibile. I Protean avevano sofisticate tecnologie di stasi. Altrimenti i loro manufatti non sarebbero giunti fino a noi. Cerberus ha trovato questa in un bunker sotterraneo. E non è spenta. Il Protean è in stasi da 50.000 anni. In attesa. Immagina solo cosa potremmo scoprire. Cosa sai dirmi sui Protean? Mi interessa la loro civiltà, non la tecnologia. Mi dispiace ammetterlo, ma non abbiamo molte informazioni di prima mano sui Protean. L'impero Protean dominava l'intero spazio conosciuto. Hanno elevato innumerevoli specie per integrarle nella comunità galattica. Comunità galattica? Credi che avessero una specie di consiglio? Esatto! La loro espressione culturale e artistica era piuttosto simile a quella delle antiche Asari. E considerato il loro altruismo, è evidente che credevano molto nella cooperazione interspecie. Da come li descrivi, mi ricordano molto voi Asari. Forse mi sono lasciata influenzare dal mio retaggio culturale. In ogni caso, trovare un Protean ancora in vita è un'opportunità più unica che rara. Per fortuna abbiamo portato la nostra esperta. Spero di esserti di aiuto. Se hanno scelto proprio questo Protean per la stasi, doveva essere il più illustre scienziato del suo tempo, o una delle menti più sagge. Cerberus ha danneggiato la capsula durante lo scavo. I parametri vitali sono instabili. Allora tiriamolo fuori da lì. No! Forzando la capsula lo uccideremmo. Dobbiamo trovare il segnale di comando che disattiva la stasi. E dobbiamo anche capire come aprire fisicamente la capsula senza provocare altri danni. Cerberus ha occupato i laboratori circostanti per studiare più a fondo il sito. Io andrei a darci un'occhiata. Eccoli!
Là, quel laboratorio ha trovato un filmato sui Protean. Cerberus lo sta studiando per scoprire il segnale che disattiva la stasi. Pensavo che l'impero fosse invincibile. Lo è. Riposeremo qui in attesa che i razziatori tornino nello spazio oscuro, poi ci risveglieremo ancora più forti di prima. Per l'impero. Per l'impero. Ora entra nella capsula vitale. Victory, trasmetti il segnale di attivazione stasi a tutte le capsule. I profughi che devono ancora raggiungere il bunker. Il loro sacrificio sarà onorato dall'impero. Ho il segnale. Tu hai capito. Perché tu no? No, non si vedeva niente. Cerberus stava cercando di capirci qualcosa, ma senza successo. La sonda Protean ti trasmise quella visione dei razziatori proprio qui, su Eden Prime. Forse sta modificando la tua mente per farti capire la lingua Protean. Comunque io ho visto il filmato e il segnale che hanno usato. Perfetto. Ora dobbiamo solo capire come aprire fisicamente la capsula. Sono stati trucidati mentre bevevano e si rilassavano guardando la partita. Questa non è una roccaforte militare, ma solo una colonia civile. Questa gente non l'abbiamo uccisa noi. Uniremo i responsabili del massacro. Quel laboratorio ha trovato un filmato sui Protean. Cerberus lo sta studiando per capire come aprire fisicamente la capsula.
Quali sono le perdite? Le forze dei razziatori hanno distrutto all'incirca 300.000 capsule. Un terzo del nostro popolo. Impossibile sigillare la paratia nord. Rilevata presenza ostile. Tutte le forze a nord. Tu hai capito anche questo? Sì. Ottimo. Direi che siamo in grado di aprire la capsula. Le truppe di rinforzo sono qui. Bisogno di informazioni. Più ne troviamo, più faciliteremo. Hanno ritratto il ponte. Dobbiamo trovare un'altra strada.
Trasmetto il segnale. Perfetto. La capsula impiegherà qualche secondo per elaborarlo. È in arrivo un grosso contingente di Cerberus. Siamo sotto assedio. Ora abbiamo un momento di tregua. Se qualcuno deve ricaricare o andare al bagno, lo faccia ora o mai più. La capsula ha disattivato la stasi. Ci siamo quasi. Ho notato delle scorte di Cerberus nell'edificio qui vicino, se qualcuno deve rifornirsi. Posso usare una singolarità per bloccare l'accesso ai nemici. Pesante! Non facciamolo avvicinare! La dea. Gli servirà del tempo per riprendere i sensi. Attenzione, è confuso! Ricorda che per noi sono trascorsi 50.000 anni, ma per lui solo... qualche minuto! No, il bunker sta crollando. Non ci sono altre opzioni. Ci sono capsule attive! Quei soldati sono ancora vivi! Il loro sacrificio sarà onorato dal prossimo impero. Preparazione bombardamento neutrale. Accedi alla capsula vitale.
quel che ne rimane. Un centinaio di superstiti. Come potrò mai ricostruire l'impero? Serviranno altri provvedimenti. Il pulso neutronico ha compromesso la struttura. Spiegati. I sensori sono danneggiati. Riattivazione automatica non praticabile. Dovrai attendere che una nuova civiltà scopra questo bunker e disattivi la stasi. Il risparmio energetico è prioritario. Non spegnere altre capsule. Siamo già rimasti in pochi. Il razionamento energetico è assolutamente necessario. Tu sarai la voce del nostro popolo. Sarò ben più di questo. In quanti siamo? Soltanto tu. Tu riesci a capirmi? Sì. Ho letto la tua fisiologia, il tuo sistema nervoso. Ciò mi consente di comprendere il tuo linguaggio. Quindi mi stavi leggendo mentre io vedevo... i nostri ultimi istanti. Il nostro fallimento. La tua gente fece tutto il possibile. Non si arresero mai. Una determinazione che ora ci tornerebbe utile. Shepard, siete riusciti ad attirare l'attenzione di Cerberus. Asari, umana, Turian, sono circondato da primitivi. Qui non è sicuro. Vuoi unirti a noi? Vi opponete ai razziatori? Sì. Allora ci penserò. Vivo. Proprio così, ammiraglio. Ma non è proprio come ce l'aspettavamo. Comandante, i nostri scienziati capiscono a malapena cosa dobbiamo fare qui. Se il Protean può aiutarci a costruire questo congegno, dobbiamo fare questo tentativo. Ricevuto, ammiraglio. Stiamo perdendo le colonie più in fretta di quanto si riesca a evacuarle. Non avevamo mai visto nulla di più devastante dei razziatori. Sì, ammiraglio. Può aiutarci? Intendo scoprirlo. Bene. Cerberus ha sbagliato e ci ha dato una nuova arma. Non sprecatela. Hackett, chiudo. Shepard, mi servi giù all'ingresso della stiva di carico. Si tratta del nostro nuovo ospite. Sto arrivando. Qual è il problema? Shepard, ho cercato di rendere la stanza più accogliente, ma non mi lasciano parlare con lui. Mi dispiace, dottoressa. Il protocollo di contatto con le nuove specie parla chiaro. Stare allerta. Abbiamo dovuto riesumarlo per l'occasione. Ma la sua non è una nuova specie. Studio i Protean da una vita. Garantisco io. Il nostro ospite non sarà un problema. Davvero? Non dipende da me. Avverto una grande paura in te. Ansia e timore. I razziatori stanno vincendo. Come fai ad avvertirlo? La vita fornisce indizi a chi è capace di leggerli. Nascosti nelle cellule, nel DNA. L'esperienza è un marcatore biologico. Allora che mi dici della mia esperienza su Eden Prime? Non fu certo un flashback qualsiasi. La guerra mi ha cambiato profondamente. Io ti ho comunicato questo. È uno scambio reciproco. Come le vostre sonde? Sì. E... ne hai trovato uno. Hai visto tutto. La nostra distruzione, i nostri avvertimenti. Perché non sono stati ascoltati? Perché non vi siete preparati ai razziatori, umana? Comandante, nessuno riusciva a capire i vostri avvertimenti e per poco la sonda non mi ammazzava.
La comunicazione è ancora primitiva in questo ciclo. Mettendo insieme quello che potevamo 3 anni fa, siamo riusciti a impedire l'arrivo dei razziatori. Allora l'estinzione è stata posticipata. Ora abbiamo i vostri progetti per il congegno. Vogliamo costruirlo. Congegno? L'arma a cui stavate lavorando? Speravo potessi dirci come completare l'opera. Non siamo riusciti a completarla. Era troppo tardi. Presumo tu non sappia dirci niente sul catalizzatore. No. Ero un soldato, non uno scienziato. La mia specialità era uccidere. Qual era la tua missione? Tra noi esistevano incarnazioni di molteplici tratti. Coraggio, forza, astuzia. Un esemplare per ciascuno di essi. Tu quale sei? L'incarnazione della vendetta. Rappresento l'ira di un popolo estinto e spargerò tanto sangue quanto ne abbiamo perduto. Avrò raggiunto il mio scopo solo quando l'ultimo razziatore sarà stato annientato. Vivo soltanto per questo. Mi alleerò con chiunque condivida i miei intenti. Esterminerò tutti gli altri. Nella nostra guerra contro i razziatori non abbiamo mai dato giudizi così netti. Perché nutri ancora speranza. Confidi che questa guerra lascerà intatto il tuo onore. Certo. Ti invito a chiedere alle anime di miliardi di morti se l'onore conti qualcosa. Il tuo silenzio è eloquente. Allo scavo abbiamo trovato questo. Credo sia tuo. È un frammento di memoria. Potrebbe aiutarci con il congegno. No, contiene solo dolore. Ma vi aiuterò a combattere. L'ultima voce che udiranno i razziatori prima di morire sarà quella dei prote, anche li sconfiggono per sempre. Se non ti dispiace, avrei ancora qualche domanda da farti. Sentiamo. Ho scritto decine di studi sulla tua specie, pubblicate in altrettante riviste di... Buffo. Finalmente le Asari hanno imparato a scrivere. Come dici? Non importa. Cosa vuoi sapere? Puoi dirci altro su questo dispositivo che la tua gente stava tentando di costruire? Abbiamo sentito solo delle dicerie. Dicevano che i nostri scienziati stavano costruendo un'enorme macchina, in grado di sconfiggere i razziatori. Non l'hai mai vista? A quel punto l'impero era stato distrutto. Nessuno di noi sapeva cosa stessero facendo gli altri. Beh, se non finiremo presto, a noi succederà lo stesso. Non abbiamo mai visto una specie con le vostre abilità sensoriali. Era comune tra la mia gente trasmettere l'esperienza toccando. La chimica della vita. Concetti molto complessi possono essere assorbiti in pochi secondi. Sembra molto utile. Ci siamo evoluti come cacciatori. L'osservazione di migliaia di dettagli nel nostro ambiente ci ha garantito la sopravvivenza. Inizio a capire meglio la questione delle sonde. Successivamente abbiamo sviluppato una tecnologia per controllare le nostre abilità. Le informazioni possono essere memorizzate in alcuni oggetti usando il tocco. La memoria e i suoi ritmi, la sua chimica, come la conoscenza e le abilità, le sonde possono ricordare delle cose. Puoi dirci qualcosa anche su questa stanza? C'era del liquido.
una specie di incubazione. Il DNA di un Krogan che era stato qui era potente, incline alla violenza. Incredibile. Il suo nome era Grant. E se fosse stato un mio nemico, l'avrei tenuto alla larga. C'è una grande forza nei suoi geni. Liara non mi perdonerebbe mai se non ti chiedessi com'era la civiltà Protean. Me lo sono sempre chiesta. Che tipo di governo avevate? Quali religioni c'erano? O magari Siamo finiti ora. Che importa? Mi dispiace. Lo studio della vostra storia mi ha sempre appassionato molto. Quando sono nato io, il nostro impero era già in guerra contro i razziatori. Ricordo che la prima cosa che ho visto è stata il mio pianeta in fiamme. Com'era la vostra civiltà prima dell'attacco dei razziatori? Eravamo la specie dominante del nostro ciclo. Regnavamo nella galassia. Dai miei studi so che eravate l'unica specie che viaggiava nello spazio. Davvero curioso. Era un impero composto da molti soggetti. E alla fine tutti si facevano chiamare Protean. E chi non voleva? Non avevano altra scelta. Stai dicendo che avevate schiavizzato le altre specie? Chiunque avrebbe potuto opporsi e vincendo avrebbe dominato la galassia. In molti ci hanno provato, senza riuscirci. Non credevo che i Protean fossero così severi. Era una necessità. Molto presto ci saremmo scontrati contro una nuova minaccia, la ribellione delle intelligenze artificiali. Abbiamo avuto lo stesso problema. Si chiamano Geth. Non potevamo permettere che le macchine ci sorpassassero. L'unico modo per vincere era riunire tutte le specie sotto il nostro impero. Ha funzionato? Per qualche tempo. La guerra di Metacon. La situazione si stava ribaltando. Fino all'arrivo dei razziatori. A quel punto abbiamo capito che le macchine ci avevano superato molto tempo prima, in modi inimmaginabili. Su Eden Prime sembrava che ci fossero delle altre capsule di stasi. Cos'è successo? L'impero era caduto e sapevamo di aver perso il nostro ciclo. Eravamo l'ultima avanguardia, i migliori soldati viventi. E così sareste dovuti sopravvivere fino al ciclo attuale in molti? Sì. Sotto la mia guida doveva sorgere un nuovo impero Protean. Avremmo comandato le specie del vostro tempo e le avremmo preparate alla prossima invasione dei razziatori. Ma tra i nostri ranghi c'erano degli agenti indottrinati che ci hanno tradito. E i razziatori hanno scoperto il nostro piano. Solo per curiosità, come avreste fatto a comandarci? Non avreste avuto nessun'altra scelta. Sareste entrati nel nostro esercito. O avreste affrontato i razziatori da soli? Abbiamo scoperto alcune rovine Protean. Era da lì che osservavate i nostri predecessori? Prima della guerra, allevavamo le specie che mostravano del potenziale. Alla fine, vi avremmo dato la possibilità di unirvi all'impero. Ma quando i razziatori hanno attaccato, abbiamo interrotto tutti gli studi, sperando che vi considerassero troppo primitivi per attaccarvi. Beh, allora grazie, credo. Cosa puoi dirci della vostra guerra contro i razziatori? Molti dettagli sono andati persi. Il conflitto è andato avanti per secoli. Quando sono nato, quelli che avevano affrontato i razziatori per primi erano già morti da un pezzo. C'erano solo dei frammenti di ricordi, trasmessi da un soldato all'altro. Frammenti di ciò che era accaduto. Contro i razziatori, il tuo popolo, che tipo di guerra ha condotto? Guerra di logoramento. Abbiamo combattuto di pianeta in pianeta, di città in città. Sono stati sacrificati interi pianeti, solo per rallentare i razziatori. Il tempo che impiegavano per distruggere una popolazione ci permetteva di riorganizzarci. Deve esservi costato molto a lungo andare. Sì. La nostra gente sarebbe stata indottrinata, convertita. E si sarebbe rivoltata contro di noi. Ma non c'era altra scelta. La pietà non è un'arma, è una debolezza. Perché credi che il tuo ciclo abbia perso la guerra? La nostra forza, l'impero, è diventata la nostra debolezza. Tutte le specie erano unite sotto un'unica dottrina, un'unica strategia. I razziatori ne hanno approfittato.
Quando hanno scoperto i nostri punti deboli, non siamo riusciti ad adattarci. Le specie sottomesse sono diventate divise e confuse, e poi è stata solo questione di tempo. Sono felice di sapere che il nostro ciclo sia diverso. Quasi tutte le specie cooperano, ma senza perdere le loro particolarità. Forse è la vostra unica speranza. Grazie per aver parlato con me. Non avrei mai immaginato di incontrare un Protean. È stato divertente. Sì? Scoprire che le specie più primitive del mio tempo ora governano la galassia. Le Asari, gli umani, i Turian. Ci sono anche i Salarian. Quelle lucertole si sono evolute? Credo siano anfibi. Mangiavano mosche. Comandante, puoi contare su di me. Mi chiamano Javik. Allora benvenuto a bordo della Normandy, Javik.